Io non sapevo di essere meridionale, nel senso non avevo mai attribuito un valore positivo o negativo al fatto di essere nato più a nord o più a sud di qualcun altro. Mi ritenevo solo fortunato per essere nato in Italia e tra gli italiani più fortunati perché vivo sul mare. Io ho sempre creduto ai libri di scuola, alla leggenda di Garibaldi, eroe dei due mondi, a Cavour, grande tessitore dell'unità d'Italia, a Vittorio Emanuele II, padre della patria, e mi sono sempre commosso allo sventolio del tricolore, all'inno di Mameli, al passaggio della fanfara dei bersaglieri. Io non sapevo che i piemontesi fecero al sud quello che i nazisti fecero a Mazzapotto, ma tante volte, per anni, e cancellarono per sempre molti paesi in operazioni antiterrorismo, come gli americani in Iraq. Non sapevo che durante le rappresaglie i soldati piemontesi si concessero anche il diritto allo stupro delle donne meridionali, come i serbi e i balcani durante il conflitto etnico, come i marocchini delle truppe francesi in Ceceria, nell'invasione da sud per redimere l'Italia dal fascismo. Ignoravo completamente che, in nome dell'unità nazionale, i fratelli del nord si concessero anche il diritto al saccheggio delle città meridionali, come l'Anziganecchi a Roma, e praticarono la tortura, come gli americani ad Abu Ghraib, i francesi in Algeria, Pinochet in Cile. Io non sapevo che in Parlamento a Torino un deputato ex garibaldino paragonò la ferocia delle strade di Piemontese al sud a quelle di Temerlano, Genghis Khan, Attila, e che un altro preferì tacere, rivelazioni a cui l'Europa potrebbe inorridire. Io non sapevo che i meridionali furono imprigionati senza accusa, senza sentenza, senza condanna, come gli islamici a Guantanamo, lì qualche centinaio, terroristi per definizione, perché? Perché musulmani, e da noi centinaia di migliaia, briganti per definizione, perché? Perché meridionali, e se bambini briganti precoci, brigantesse, le mogli e le figlie dei briganti, fino al terzo grado di parentela, o persino soltanto paesani o sospettati tali, tutta norma di legge, si capisce, come in Sudafrica con l'apartheid. Beh, io pensavo che i briganti fossero proprio briganti e non anche ex soldati borbonici o patrioti alla guerriglia per difendere il proprio paese invaso. Io non sapevo che il passaggio del sud divenne come quello del Kosovo o come quello della Palestina adesso, con fucilazioni di massa, fosse comuni, paesi che bruciavano sulle colline colonne di decine di migliaia di profughi in marcia. Non volevo credere che i primi campi di concentramento e sterminio in Europa furono istituiti dagli italiani del nord per torturarvi e farvi morire gli italiani del sud. Come poter immaginare che stavamo così male nell'inferno dei Borboni che per obbligarci a entrare nel paradiso portatoci dai piemontesi ci vollero orribili rappresaglie, stragi, una dozzina di anni di combattimenti, leggi speciali, stati d'assedio, lager, e che quando riuscirono a farci smettere di preferire il loro paradiso alla morte scegliemmo piuttosto di emigrare a milioni. Non era mai successo. Io ho sempre creduto ai libri di scuola, mi sono sempre commosso allo sventolio del tricolore, all'inno di Mameli, ma io tutto questo non lo sapevo. Possiamo iniziare. Buonasera a tutti e a tutti, innanzitutto
mi presento, sono Teresa Fiscia, sono una studentessa di storia e lettere moderne all'Università di Trento. Da quest'anno ho avuto l'opportunità di collaborare con un giornale trentino. Scrivo e sono redattrice di una rivista manoscritta a cadenza semestrale dell'Università di Trento che si chiama Digiti, che nasce dall'idea di imitare una vecchia rivista di corrispondenza del Novecento della scrittrice italo-britannica di origine siciliana Lina Caigo. Sono molto orgogliosa di questo progetto ed è per questo che ve ne parlo. Allora, sono venuta a conoscenza del fenomeno del brigantaggio in Trentino, grazie a un poeta che per difendere un ragazzino che aveva scritto una poesia nel suo dialetto, il napoletano, dopo essere insultato ha cantato l'inno dei briganti. Allora è lì che io ho capito che non potevo stare con le mani in mano. E quindi oggi sono qui, insieme a Pino Aprile. Vorrei ringraziare tutti voi per la vostra presenza, siete tantissimi ed è bellissimo vedere ogni vostra faccia, ma vorrei anche ringraziare tutti coloro che hanno permesso che questo potesse accadere. Innanzitutto ringrazio Ornella della libreria Ubic. Ringrazio il Circolo Nautico Il Corallo che questa sera ci ospita. Ringrazio il ristorante Pano e Vino, il B&B La Bifora e il Granaio di Sciacca e anche Nicola Puleo e la sua compagnia di musicisti che ci continueranno ad allietare con un altro monologo della musica. Abbiamo riservato dei posti a insegnanti e studenti perché crediamo che da lì nascano le fondamenta per creare un futuro più consapevole. In questo momento la questione meridionale diventa centrale nel dibattito politico italiano e per questo è importante conoscere il nostro risorgimento e farlo con Pino Aprile. Infatti oggi è possibile votare. È possibile lasciare una propria firma per andare contro l'autonomia differenziata. Troverete il banchetto all'ingresso, potrete votare in ogni momento. Bene, parto con una piccola presentazione, per lei va bene? Allora, Pino Aprile è un giornalista di 74 anni, nato a Gioia del Colle, in Puglia, è attualmente residente ai Castelli Romani. Ha lavorato con uno dei più importanti giornalisti italiani, Sergio Zavoli, e nel 2010 vince il premio Carlo Levi e il Regium Iuli, mentre nel 2012 il premio Cuccari. Pubblica per PM Casa Editrice. Il suo ultimo libro si chiama La Brigante Bambina, uscito nel 2024 ed è una bellissima storia romanzata di quelli che sono gli accadimenti del Risorgimento italiano. Oggi noi però parleremo di un altro libro che si chiama Il Nuovo Terroni, che è un aggiornamento di una prima edizione uscita nel 2010, Terroni, che è dovuto al fatto che si è sentita l'esigenza di aggiungere nuove fonti, nuovi dati a conferma di quanto l'opera testimonia. Con questo ho concluso questa brevissima presentazione. Non so se lei vuole aggiungere altro. No, solo... salve, solo che... Questo è un libro che non sarà mai finito in realtà, cioè qui non potrò tornarci su, ma io l'ho riscritto per 30 anni. Doveva essere il mio primo libro e invece è uscito, non mi ricordo se è settimo, ottavo,
ed è uscito perché l'editor della casa editrice, una donna straordinaria, Maria Giulia Cassagnone, pensate che cioè è un po' agé adesso, diciamo, ma se la vedete è una ragazzina, ma lei appena laureata è stata quella che ha tradotto in Italia John Steinbeck, Faulkner, e per tre volte mi avevano mandato una scadenza di consegna del libro e un anticipo, e io dicevo di pigliarvi l'anticipo perché non credo che il libro sia pronto, e lei mi ha sempre tutelato, sempre con molto materna, soltanto che allora mi disse: Pino, adesso la fai finita e molli il pupo. E così uscì Terroni. Dopo 13 anni non ho resistito al dovere, perché non so come chiamarlo, di completarlo. Perché? Perché mi sono reso conto che mancava la risposta a un interrogativo che è basilare e che non ha alcuna, non solo risposta, manco la domanda si sono fatti nella storiografia nazionale. Scusate, come ha fatto il Piemonte, che demograficamente valeva meno della metà del Regno delle Due Sicilie? Economicamente era ormai fallito, era nelle mani degli strozzini. In pochi mesi non avrebbe avuto più i soldi per pagare i dipendenti pubblici e i soldati. Come ha fatto a ingoiare una preda così grossa? Il Regno delle Due Sicilie era, non lo dico io, lo stato meglio amministrato del tempo. Questo lo scrisse il responsabile dell'amministrazione pubblica del Regno di Sardegna, mandato da Cavour dopo l'invasione e la conquista a Napoli, e recentemente lo ha scritto la titolare del Dipartimento di Storia dell'Università di Bruxelles, la professoressa Stéphanie Collet, che è incaricata dall'Unione Europea di studiare cosa sarebbe accaduto se si fossero emanati dei bond europei, cioè dei titoli di credito. E lei, per cercare un laboratorio, diciamo così, per fare l'esperimento, prese l'unificazione italiana, e analizzando quello venne fuori che se si fossero fatti i bond europei, poi li hanno fatti, perché li hanno fatti per necessità dopo il Covid, il recovery fund, questo è un debito di tutta l'Europa, sarebbe accaduto quello che successe con l'unificazione d'Italia. I soldi ce li avevano i meridionali, i debiti ce li aveva il Piemonte. Mettendo insieme il Piemonte e l'ex Regno delle Due Sicilie, tutto andò a scatafascio. Pensate che il sistema di corruzione e di gestione senza badare al bilancio, eccetera, è ereditato dall'Italia, dal Regno delle Due Sicilie, dal Regno di Sardegna. Nel Regno delle Due Sicilie documenta il cavalier Sacchi, cioè l'esperto mandato da Cavour, le spese erano annotate al giorno, con accanto scritte, manoscritte le osservazioni, i commenti del capo ufficio, del capo ufficio, eccetera, eccetera. E quindi come ha fatto il Piemonte? Diciamo, andati i soldati, hanno cominciato ad ammazzare, ma non basta, la ferocia non è sufficiente. Bisogna avere una competenza. Oggi si direbbe l'algoritmo, ieri si diceva il know-how. In realtà devi sapere come fare per ridurre uno Stato in una condizione schiavistica, perché il Sud è stato ridotto a colonia, ripeto, non lo dico io,
lo hanno detto tutti i più grandi, tutti, da Gramsci a Giustino Fortunato, ad Anitti, a Salvemini, a Zitaro e via di seguito. E la risposta, la faccio, le altre risposte saranno più brevi, la risposta è in un infortunio giornalistico di cui mi ricordai quando ero vice direttore dell'Oggi. Noi ogni 2 o 3 anni, allora non c'era Google Maps, facevamo le mappe stradali, le allegavamo al giornale e quelle portavano molte copie, in più un sovrapprezzo, perché con quelle mappe la gente viaggiava in Italia. Le facevamo fare non, come dire, all'ultimo arrivato, al touring club, quindi, come dire, prendi in mano e gli dici: una volta, un anno, facciamo sta roba, facciamo la conferenza stampa, presentiamo il giornale appena uscito in edicola e veniamo sommersi di improperi, di insulti che non avete idea. Ci eravamo scordati la Sardegna. E allora mi sono andato a vedere la nostra storia raccontata dagli storici e anche da me. E dove sta la Sardegna? Non c'è. Allora mi sono messo a studiare la storia della Sardegna. E da lì viene fuori la risposta. La Sardegna viene regalata al Piemonte nel 1720 e questi emanano subito un progetto che si chiama Piano per la colonizzazione dell'isola. Ne fanno la colonia e dei sardi gli schiavi dei piemontesi. Ma gli schiavi! Altro che servo pastore. Praticamente tutto quello che era sardo e valeva qualcosa diventa proprietà dei piemontesi. E dinanzi alle proteste, stati d'assedio, fucilazioni, carcerazioni, deportazioni in marcia con cose inaudite, raccontate per esempio nei mutos, che sono dei componimenti in sardo, letteratura popolare, son bentos de Levante a Samarina Frisca, Nugoro est plus Nugoro, che smancano sos gigantes, sono venuti alla marina da Levante, cioè da fuori, sono forestieri, e si sono presi i nostri giganti, Nugoro, non è più Nugoro, li incatenarono in fila indiana a... come schiavi, 1000, misero all'asta tutti i loro beni, le case, le greggi, le masserie, eccetera. Si scatenò le mogli, le eccetera, quello perché avevano il diritto di farne quello che volevano della gente. Dopo pochi giorni sono stati costretti a rilasciarli. Era tutta una cosa preventiva, ma quelli non avevano più niente. Si scatenò un risentimento con faide, cose, eccetera, che durano ancora oggi. Quindi l'esperienza per rendere colonia il regno delle due Sicilie, il Piemonte l'ha messa a punto, il know-how, l'algoritmo, la competenza in 140 anni di oppressione della Sardegna, e non potevano metterlo, per questo ho dovuto riscrivere il libro, farlo crescere di alcuni capitoli e di un centinaio di pagine, fra cui i numeri del massacro. Stiamo oltre le 600.000 persone accertate e probabilmente più di 1 milione di vittime. E non ci hanno detto niente. Volevo chiederle, noi sappiamo anche che lei nel suo libro scrive che è pronipote di un brigante, non è così? Ma volevo chiederle, è per questo, oltre a quello che ci ha detto, che ha iniziato le sue ricerche? No, per l'esattezza, compaesano, cioè noi abbiamo tanti nipoti, lo sapete di chi è pronipote Fedez?
si chiamano i rapper di Ninconanco, cioè del brigante, del giovane brigante più affascinante, più famoso di tutta il periodo del brigantaggio. Inventò, lui era a capo della cavalleria della più grande, il vero esercito brigantesco, quello di Carmine Crocco Donatelli, il cui pronipote sapete chi è? Michele Placido. E inventò un modo, Ninconanco, di battere con poche, tipo con circa 200 briganti a cavallo, i reparti, con migliaia e migliaia di cavalleggeri piemontesi. Io lo racconto poi nella Brigante Bambina, perché i cavalleggeri nell'esercito, non solo piemontesi, ecco, erano i figli di papà, erano i signori, la cavalleria, le cose, per cui il cavallo come doveva essere? Bello. E come un cavallo bello per le sfilate, per far colpo sulle signore? Bello, alto, snello, con le caviglie sottili. E come sono invece i cavalli del sud? Badate che tutte le razze di cavalli campioni discendono da tre razze meridionali, campane. Sono belli alti, ma belli robusti, ma hanno delle caviglie. Per cui cosa facevano in Conanco? Andava all'attacco, poi scappava, si faceva inseguire e li portava in terreni accidentati. Per cui i cavalli dei signorini cavalleggeri si spezzavano le gambe. A quel punto, quando stavano a terra, tornavano indietro e facevano la mattanza. Io sono di Gioia del Colle, nato, in realtà sono tarantino, sono del mare, sono nato, come dire, nell'interno della Puglia, che è un pezzo di Africa, la Murgia, la Puglia non esiste. La Puglia è un pezzo di Africa, staccatosi dal Golfo della Sirte insieme alla Sicilia, siamo parenti, che si è andato ad incastrare contro un pezzo di Balcani che, quando si è aperto l'Adriatico, è rimasto da questa parte, ed è il Gargano, più a nord la Maiella uguale e le isole Tremiti, quelli appartengono geologicamente ai Balcani, quindi di pugliesi in Puglia non c'è niente. Sono nato murgiano, ma vissuto, cresciuto a Taranto, quindi marinaro, ma Gioia del Colle, l'ultima rifondazione di Gioia del Colle è Soccaruro Occhiali, fatta dagli slavi, dai serbi, e quando ero ragazzino mio padre mi indicò: vedi, quella è la casa del sergente Romano, brigante. Ma non c'era condanna nella sua voce. Mio padre era un uomo, era la personificazione della correttezza, della giustizia, del rigore. Era un patriarca nato. È stata la più grande fortuna della mia vita essere educato da un uomo come lui. E io mi chiesi: ma com'è possibile che papà non condanni un brigante? E cominciai a informarmi. Pensate che questo presunto brigante, per gli storici italiani, persino nella relazione letta in seduta segreta sul brigantaggio, fatta da una commissione fatta apposta per dire quello che conveniva dire, ovvero erano tutti delinquenti, eccetera, la gran parte erano soldati che combattevano la guerriglia, la guerra che non potevano più combattere con un esercito perché il loro stato non esisteva più. Persino in quella relazione viene detto
era un uomo di alti principi morali, colto, scriveva poesie e preghiere per la Madonna del carcere di cui era devoto, ed era un grande soldato. Quando lo hanno, ricco di famiglia, spese tutti i suoi beni per riorganizzare il reparto di cui il 5° reggimento polponico, di cui lui era l'alfiere, il sergente. Quando lo uccisero, in tasca non aveva un centesimo. Gli trovarono soltanto una poesia per la fidanzata, Lauretta Donghia, 17 anni, che avevano stuprato e ucciso per fargli rispetto. Una preghiera della Madonna del Carmine e l'atto di fedeltà alla bandiera e al re del suo paese. E insomma, quando cominci così, poi le domande te le fai e mano a mano arrivi a scoprirne tante di cose così. Nel suo libro cita le parole di Pasquale Cavalcante, che dice: «Io sarei stato onesto se mi avessero lasciato in pace». Cosa vuol dire? Nel senso, lei parla del fatto che il primo summit di mafia fu organizzato a Montreale dal questore dell'epoca e descrive i briganti come dei partigiani che vanno contro la mafia. Possiamo saperne di più? Pasquale Cavalcanti era un graduato dell'esercito borbonico. Ora, noi dobbiamo provare a immaginare le cose non con gli occhi di oggi. Proviamo a... Lui era di San Fili, se non ricordo male, in Basilicato. Tra l'altro c'è anche una bellissima cascata, un posto molto bello. Cioè, in paese, tu torni e c'hai una bella divisa, tutta stirata, i gradi, tieni la sciabola, sei una persona importante, c'hai il cappello, si chiama bonetto, ti dà tono, cioè, voglio dire, in paese, chi sono le persone importanti? Il sindaco, il prete, il farmacista e Pasquale, giusto? Arrivano questi e lui racconta: mi sono stato insultato in piazza, mi hanno strappato la divisa, mi hanno calpestato il bonetto, hanno offeso mia moglie e hanno cercato di stuprare mia sorella. Cos'altro dovevo fare? Io sarei stato onesto se mi avessero lasciato in pace. E io ho proposto che questa frase venga scritta sul frontespizio di tutti i comuni del sud. Cos'è la mafia? Io ho avuto, professionalmente, sono un uomo fortunato. Guardate, siamo sul mare, un circolo nautico. Vi posso assicurare che ho fama di fortunato anche in nautica, per cui quando Giovanni Soldini arrivò qui da Città del Capo, quando arrivò qui da Città del Capo, se lui era meno di terzo, perdeva lo sponsor, Giovanni si doveva vendere casa. E allora Migia Bianchi, la sua detta stampa, mi disse: Pino, devi venire a toccare il timone della barca. Per cui prendiamo noi a Città del Capo, facciamo gli vado a toccare il timone, e poi ve lo ricordate che cosa è successo in quelle randelon? Che ripartono e quello che va primo perde la chiglia. Giovanni è quarto. Quello che era secondo, la tappa successiva era in Australia,
proprio mentre stava per entrare nel portico, si incaglia, si arena e spacca la barra. Giovanni e Terzo ripartono, se non sbaglio era Tim, come si chiamava il primo? Tim, vabbè, non lo ricordo. Era primo, secondo era Lautissier e terzo era Giovanni. Lautissier naufraga. Ma siamo sotto Capone, eh? Allora il comitato di regata chiede al primo di girarsi e cercare Lautissier. E questo risponde, scusate, ci abbiamo 20, tipo 80 nodi, cose mostruose, onde di 30 metri, se faccio per girarmi mi si spezza in due la barca. Io se volete lo faccio, ma dopo naufraghi ne avete due. E continuò. Nel frattempo Giovanni aveva superato il luogo del naufragio e chiedono a Giovanni, Giovanni non ebbe il coraggio di dirlo, perché lui e Isabella erano fratello e sorella, e per cui disse ci provo. Riuscì ad abbattere e la barca restò intatta, ma poi il colpo di fortuna enorme, pensate, deve andare a cercare sotto Cap Horn con onde di 30 metri una barca naufragata che non sai neppure se sta ancora, la fortuna quale fu, cioè fate conto, un'onda di 30 metri, tu stai in questo cavo e la barca che cerchi sta nell'altro, no, la vedi e vai avanti. Dice Pino, la fortuna è stata che quando ero sulla cresta dell'onda ho visto la barca sotto, è sceso dall'onda, eccola perché se cadeva non di 30 metri sfasciava la barca, bussa, toc, 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 e da dentro in una bolla d'aria immersa in acqua e respirava nella bolla, c'era Isabella Tissier che tu, tu, tu. Lui recupera Isabella, la mette a bordo e riparte. Nel superare Cap Horn il primo spezza l'albero. Soldini è primo, ha salvato Lautissier, è un eroe. Il suo sponsor si ritrova con centinaia di ore di televisione su tutte le televisioni del mondo, eccetera, eccetera. E insomma, è stato la più grande in quell'anno. Gli hanno dato la Legion d'Honneur in Francia e l'hanno fatto cavaliere in Italia. Tant'è che poi, tornato, la fila che era il suo sponsor fece alcuni orologi numerati. È uno di quelli, ce l'ho io, ma quello è uno, poi mi fermo qui perché dobbiamo parlare d'altro, ma voi non sapete che botta di fortuna ho dato a Mary Cup che faceva la Whitbread, per toccare il timone mi hanno portato a Sydney, nella tappa Sydney-Auckland, non avete idea, Grant Elton che era uno dei due skipper, l'altro era Sandro, italiano. Quando è arrivato a Sydney, mi vide arrivare, gli spiegarono, no, questo è un italiano che c'ha una fortuna, ma che tocchi il timone, e dismessi, te scemi. Però, siccome lo sponsor aveva organizzato questo, e lui faceva, that's Italians, that's Italians. Quando arrivò prima, l'unica tappa che hanno vinto, Sydney Auckland. E lui di Auckland, Quando arrivò, la moglie gli andava incontro con i bambini in braccio, mi vede in un angolo, pianta la moglie lì, c'erano un milione di persone a Auckland, dice, corre, mi abbraccia e mi solleva la terra, we'll buy you where are it. Avevi ragione, mi fermo qua perché se no mi perdo. La fortuna in questo caso qual era? Che non me la ricordo neanche più. La qual era la domanda che mi avevi fatto? Sai come mi chiamavano i miei redattori quando dirigevo il giornale? Il dottor Divago.
la domanda che le avevo fatto riguardava il rapporto dei briganti con la mafia. Ah, esatto, e la fortuna lì qual è stata? Che a me la mafia l'ha spiegata la persona più grande, l'anima più grande, il gigante più che io, guardate, io con la mia professione, io ho incontrato tutti i più grandi del Novecento. La Glasnost me la spiegavano Mikhail Gorbaciov, perché tra l'altro siamo paesani, sapete che Gorbaciov è di origine pugliese, sì, il vero nome è Corvasce, che è il cognome più diffuso fra Molfetta e Barletta. Emigrarono in Crimea e poi di lì in Ucraina, e Corvasce, provate a dirlo in russo, Corvasce Gorbaciov, Edvard Shevardnadze, Boris Yeltsin, la letteratura del Novecento me l'hanno spiegata Jorge Luis Borges, Raffaele Alberti, ma le mie indagini sui gerarchi nazisti le ho fatte con Simon Wiesenthal, ma nessuno di questi. Il mio primo libro l'ho pubblicato perché Conrad Lorenz mi disse: non sai su che cosa hai messo le mani, vai, l'elogio dell'imbecille. Sapete che nessuno di questi valeva la metà di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici non era un uomo, era l'immensità. E fu lui a dirmi: la mafia è il regalo avvelenato alla Sicilia dell'Unità d'Italia. La prima cosca è stata studiata dal Ministero dell'Interno del neonato Stato italiano, che aveva associato al potere per far nascere questo paese i delinquenti e li aveva organizzati. Per cui la prima cosa, il sistema delle cosche è stato studiato al Ministero dell'Interno, e la prima cosca lo fa il questore di Palermo, ci mette a capo suo Genero a Monreale, e poi l'hanno replicato nelle altre città. A Napoli hanno arruolato la camorra. Quando c'è una guerra, tutti si devono schierare, anche i criminali. Quelli che si schierarono a parte dei vincenti divennero la mafia. Per questo Sciascia diceva: se lo Stato italiano volesse veramente eliminare la mafia, si dovrebbe prima suicidare. Quelli che si schierarono con i perdenti, i Borbone, che erano briganti veri, vennero tutti sterminati. Pertanto a questa alludevi nella domanda. Se voi prendete la mappa delle zone di mafia e la mappa delle zone dove ci fu il brigantaggio, vedete che dove sorse mafia non si ebbe brigantaggio, e dove ci fu il brigantaggio non si ebbe la mafia. Sapete come la insegno all'università? I resti dei briganti crearono la mafia, cioè stravolgendo la verità. Guardate un'intervista a Rocco Chinnici in cui racconta questo, c'è sul web, potete andarla ad ascoltare. Questo gigante che con una documentazione pazzesca, mafia è una parola piemontese, non siciliana. Ci vuole parlare di ciò che accadde ad Agrigento in seguito all'approvazione della legge Pica, delle fonti, dei dati della legge Pica e cosa comportò in Italia in generale? La legge Pica la fece un meridionale. In pratica è come se un ebreo avesse fatto la legge per lo sterminio degli ebrei. Praticamente si dava libertà di tutto, di incarcerare, ammazzare, torturare, tutto a norma di legge. In realtà però la legge Pica rende, diciamo, legale quello che già facevano da 3 anni,
perché la GP che è del 863, loro appena sono arrivati l'hanno fatto. Garibaldi ha fatto cose turpi. Si parla di Bronte, ma Bronte è niente. In Carnefici, un altro mio libro, dove io ho voluto andare, perché tutti questi episodi di paesi rasi al suolo e cose, cioè, sono studiati per la parte continentale delle mie due Sicilie. Per la Sicilia c'è solo, ma molto dopo gli studi fatti per la parte continentale, la vicenda di Bronte. Ma Bronte è stato niente, è stata una carezza. Quando sono andato, ho voluto documentare questi episodi per la Sicilia, cioè mentre per la parte continentale si è arrivati a contare per ora un centinaio di paesi trattati così, in Sicilia siamo fra i 3 e i 500. E ad Agrigento la popolazione, non potendone più dell'oppressione, delle prepotenze, degli stupri, progettò l'evacuazione, l'abbandono in massa della città, cioè dopo quasi 3.000 anni. Uno dei fari della civiltà occidentale diventava una città abbandonata, se ne volevano andare in America. Ma la stessa immigrazione è questo. Allora, dall'arrivo dell'uomo di Neanderthal a quello di Garibaldi, da queste terre non era mai emigrato nessuno. Non solo, ma come sapete benissimo e come ne stavamo parlando prima con l'autore anche di studi per quello che vi riguarda la Sicilia, qui sono venuti a popoli interi, o in pace o in guerra, ma a popoli interi, e tutti hanno trovato posto e pane. Perché? Come spiega il più grande biogeografo che c'è, Ger Diamond, dell'Università di Los Angeles, ma innamorato perso dell'Italia, parla l'italiano, sa più tempo qui e là. La fascia di latitudine in cui su questo pianeta ci sono le migliori condizioni per lo sviluppo della vita è quella, esattamente quella che contiene il sud d'Italia. Vi siete mai chiesti perché da queste terre non sono mai partite guerre di conquista? Cioè, noi siamo stati sempre conquistati, ma mai conquistatori. Le cose più ovvie, proprio perché sono ovvie e ce le abbiamo sotto gli occhi, non ci pensiamo mai. Beh, detto in una maniera che, come vi farà irritare, signore, lo dico con il massimo entusiasmo e ammirazione per voi. La donna è il dono degli dèi immeritato dagli uomini. Quindi non vi offendete, ma si dice che uno scopre che la moglie è bella quando la trova a letto con un altro. Cioè, fino ad allora, quello che hai sotto gli occhi non gli dai valore. Vi siete chiesti come mai tutti vogliono venire qua e noi non siamo voluti mai andare da qualche altra parte? E soltanto dopo l'unificazione d'Italia, per la prima volta nella storia dell'umanità, siamo emigrati. Perché cosa si fanno le guerre? Per andarti a prendere quello che un altro ha e tu non hai, quello che ti manca. E noi ce l'abbiamo tutto. Per questo gli altri venivano qui e noi non andavamo altrove a fare guerra. Fai la guerra per andare ad avere di meno dall'altra parte, che sono scemi. Come mai in 90 anni, eppure di barbari qua ne sono arrivati, ma nessuno peggio di Savoia? Perché solo dopo l'unificazione d'Italia
abbiamo abbandonato la nostra terra. In 90 anni più di 20 milioni di persone. Ma avete idea di che cosa significa? Cioè 20 milioni sono gli abitanti del sud Italia oggi. 20 milioni di persone quando la popolazione del sud era la metà. In 90 anni vuol dire che per tre generazioni il sud si è svuotato. Dalla Sicilia ogni tre siciliani uno via. Quando volli capire perché io ero rimasto, mi ero trovato in vuoto da ragazzino intorno a me. La famiglia di mio padre e mia madre erano famiglie numerose. Non so quanti cugini abbiate voi, ma io fra di sangue acquisiti 104. Per cui usavo dire che se dichiaravamo guerra all'Albania, vincevamo a tavolino per superiorità numerica. E io ero il più piccolo, salvo mia sorella, ero il più piccolo dei maschietti, cioè ero il più coccolato. A un certo punto non avevo più nessuno attorno a me. Quando sono cresciuto, poi mi sono diventato più grande, con questo, pensate il peso di quell'amputazione, come era forte, che quando sono diventato un giovane uomo, diciamo, io ancora volevo capire perché. La Puglia è stata l'ultima regione a emigrare. La media dell'emigrazione era un pugliese ogni sette. Nella mia famiglia uno ogni due. Ecco perché non avevo più nessuno intorno a me. Non era mai accaduto nella storia dell'umanità. L'emigrazione italiana era solo del nord e un po' del centro. Metà di tutta l'emigrazione italiana erano piemontesi e veneti. Dopo l'unificazione sono emigrati i meridionali. Questo ci è costato lo Stato chiamato Italia. Se non erro, nel suo libro lei parla di sindrome del muro di Berlino, scusatemi. In riferimento alla spaccatura tra nord e sud, una spaccatura che non è evidente teoricamente, ma nella praticità dei fatti. Quindi, alla luce di quanto dicevamo anche poco fa, parlando del sud come colonia dell'Italia, e alla luce anche di ciò di cui si parla maggiormente oggi, cioè dell'autonomia differenziata, cosa ci può dire? Quando io dico il sud colonia, dico, tu hai spesso e volentieri delle reazioni abbastanza scomposte. Esagerare, ma basta, che modo è di parlare? Si divide il paese. Ma perché voi l'avete visto unito il paese? Cioè, in Lombardia, con i soldi di tutti gli italiani e quindi anche dei nostri, il sud contribuisce con un quarto del totale alle entrate dello Stato e non riceve indietro nemmeno quel quarto. Altro che l'avanzo presunto gridato da un branco di ladroni e malfattori, non giriamoci attorno, sono un branco di razzisti. In Lombardia quindi, con i soldi anche nostri, circolano più treni che in tutte e sette le regioni del sud messe insieme. Ma noi siamo la regione più popolosa, 10 milioni, e noi siamo 20. E in sette regioni, col doppio della popolazione, abbiamo meno treni della sola Lombardia. Non dobbiamo sopportare la pubblicità dei treni pure. La più bella pubblicità dei treni fu qualche anno fa, ve la ricordate? C'era una coppia, dei ragazzotti, lui e lei, simpatici, eccetera,
che si telefonavano e dicevano: allora, dove ci vediamo questa volta? Perché grazie al treno facciamo, allora, dove siamo stati l'ultima volta? A Napoli, dove siamo stati a Bologna, ci troviamo a Matera, dai, grazie Ferrovie dello Stato. E manco sapevano che a Matera non c'è il treno. Dovettero ritirare quella pubblicità, figure di merda. Cioè, nel 1901 il sindaco di Matera al presidente del Consiglio, che è stato uno dei più grandi presidenti del Consiglio che l'Italia abbia avuto, ed anche uno dei più grandi meridionalisti, che era Giuseppe Zanardelli di Brescia, un gigante, una persona di un livello non solo etico ma anche culturale stratosferico, un politico grandioso, il quale vuole andare a vedere di persona, e siccome non c'era modo di arrivare con l'asino, a dorso d'asino, come Cristo a Gerusalemme, arrivò a Matera. Il sindaco di Matera gli scrisse una lettera chiedendo: eccellenza, trattateci come le colonie italiane in Africa, che almeno hanno il conforto della vaporiera. Cioè, l'Italia il treno l'ha fatto prima in Etiopia, in Abissinia, in Somalia e dopo al sud, ma non dappertutto. Per cui il sindaco di Matera diceva: trattateci come una colonia, fateci sto cacchio di treno. Il sindaco attuale di Matera 2024 può fotocopiare la lettera e mandarla alla Meloni. Cioè, questa non è una colonia, scusate. Perché viene unificata l'Italia? Per crearla la colonia. L'Italia viene unificata perché diventa un laboratorio a livello mondiale. Noi come specie abbiamo circa 200.000 anni, per 190.000 anni siamo stati cacciatori e raccoglitori, 10.000 anni fa siamo diventati agricoltori, per imporre la civiltà, quindi l'economia, perché il sistema qual è? Una nuova economia sostituisce la precedente. Quindi da un'economia sorge una politica che genera una cultura. Cioè la cultura al servizio di quell'economia. Cioè, avete presente il TG1, il TG2, oggi meloniani, e prima erano qualcos'altro. Cioè, se non è così, tu non ci stai là. Poi per fortuna abbiamo delle eccezioni, delle cose, cioè, abbiamo Report, il buon Sigfrido e qualche altro bravo giornalista, non è tutto, però stiamo parlando di rarità. La cultura è al servizio di una politica e quella politica deve creare le condizioni per quell'economia, il timone in mano all'economia. Quindi dal momento che gli nomadi ostacolavano i sedentari l'agricoltura, gli agricoltori hanno sterminato tutti i popoli nomadi. E Caino uccise Abele, il mito che ce lo racconta. Caino significa agricoltore, Abele significa nomade. 235 anni fa la civiltà industriale sostituisce quella agricola. Ma per potersi sviluppare la civiltà industriale aveva bisogno di stati nazionali. Per questo nascono gli stati nazionali, non erano mai esistiti prima. Sono un'invenzione al servizio di un'economia. E come dovevano funzionare per favorire lo sviluppo della civiltà industriale gli stati nazionali? Con la creazione di colonie interne. E perché non solo colonie esterne? Ma perché le colonie esterne non restano, non sono mercati sicuri, mentre la colonia interna è sottoposta alle stesse leggi, le stesse norme, le stesse tasse. E questo noi lo abbiamo copiato alla Gran Bretagna. Cos'era? No, aspetta, se no te taglio i piedi, ok.
Pensate, il Galles, e le stelle stanno a guardare, ve la ricordate, lo ricordate, ho sceneggiato una colonia interna, e la Scozia, idem, persino gli Ius Prime Noctis si erano presi, e l'Irlanda, ma non ne parlano proprio. Così la Sardegna diventa la colonia interna del Piemonte, viene definita ma poi ufficialmente la masseria del Piemonte, e quando prendono le Sicilie il sud diventa la colonia interna. E magari mi si dice: ma tu parli sempre delle cose vecchie. No, io non parlo di cose successe un secolo, più di un secolo e mezzo fa, ma di cose che succedono da più di un secolo e mezzo fa. Per non farla troppo lunga, a parte che il sud è una colonia, chi lo scrive? Gramsci, Guido Rorso, Salvemini, Nitti, Zitara, tutti, letteralmente. Ma analizziamo. Voi siete una colonia. Tutto il sud è una colonia, ma alcune sono più riconoscibili. Avete fatto una guerra per avere lo statuto e quindi trattenere le vostre tasse, e le tasse con un regolamento, cioè manco vanno cambiato lo statuto, se le sono prese. E voi che fate? Zitti. Perché? Perché nelle colonie i colonizzati fanno proprie le caratteristiche che il colonizzatore attribuisce al colonizzato. Quando faccio questi incontri, al nord spesso mi trovo con gente che si sente in colpa. Al sud c'è sempre quello che, quasi sempre, quello che si alza e dice: sì, e così ci autoassolviamo. E i nostri politici corrotti, e i tangentisti, e la mafia, e noi che siamo là, la mafia al sud verso il sangue, al nord verso i soldi, sta nei salotti buoni, all'Expo di Milano, più società e aziende mafiose in pochi mesi che in 50 anni sulla Salerno-Reggio Calabria. Avete visto qualcuno scandalizzato? E perché chi ha creato il partito che ha dato il presidente del consiglio che ha governato per più tempo? Uno finito a 41 bis, ma ce lo siamo scordati. Però lì va bene, nel più grande processo prima del Rinascita Scotta, adesso a Lamezia, grazie a San Nicola Gratteri, il processo Emilia fatto in Emilia, su l'Andrangheta a Reggio Emilia, e da Reggio Emilia si era estesa a tutta l'Emilia Romagna e stava conquistando il Veneto. Il pubblico ministero dice: nelle decine di migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali per anni e anni e anni che allegate a questo processo, non troverete una parola di minaccia da parte dei mafiosi. Erano loro che li andavano a cercare e a proporsi e a pregarli. E loro chi sono? Più di 200 persone sono state condannate, giornalisti, politici, imprenditori, professionisti di ogni genere. C'era la fila. E quando il prefetto di Reggio Emilia ha cercato di porre freno a questa cosa, è andata una processione di politici a dire: ma no, ma lei distrugge l'economia, sono persone per bene. E adesso, l'ho presa troppo la lontana, prendiamo l'esempio forse migliore, la Basilicata. Cos'è una colonia? Una colonia è un territorio ricco con una popolazione povera.
perché la ricchezza e le risorse di quel territorio arricchiscono altri che se le fottono, cioè brutalmente, quello è. La Basilicata ha i più grandi giacimenti petroliferi non offshore di tutto il continente europeo. Come mai i lucani non sono i texani d'Italia, cioè stravaccati nelle verande delle loro ville hollywoodiane, che si accendono i sigaroni con i biglietti da 100 euro, scolando scolando bottiglie di amaro lucano? Come mai la Basilicata, pur essendo la più spopolata d'Italia, tranne la Val d'Aosta, ma perché è difficile abitare sul Monte Bianco a 4.000 metri, diciamo, è quella che ha il tasso di spopolamento più alto e ha la più grande emigrazione giovanile d'Italia? A livello universitario è l'85%. Quella che dovrebbe essere la regione più ricca d'Italia. Sapete quali sono le royalties petrolifere date ai paesi lucani? 7%. Lordo, da dividere con lo Stato centrale. Sapete, la stessa compagnia di Stato, non quelle straniere, ne possiamo parlare, quanto dà ai paesi africani? Dove ha preso mai meno del 50%. Quindi cos'è la Basilicata? Ed è più grande del Friuli. Il Friuli ha 6 aeroporti fra civili e militari, la Basilicata 0. Il Friuli ha ferrovie, alta velocità, con la Basilicata ha il record europeo di assenza di ferrovie nel 2024. Matera, capitale della cultura europea, non ha le ferrovie dello Stato, è ancora irraggiungibile. Il Friuli ha le autostrade, la Basilicata niente, c'ha una strada principale che si chiama la Basentana e che la devi fare, come dire, a corsie alternate, viadotti tremolanti, eccetera eccetera. Il Friuli si affaccia su un pezzettino di Adriatico e lì, come le aziende di Stato Fincantieri, ha messo i più grandi cantieri navali d'Italia, e il porto di Trieste non solo è porto internazionale, ma addirittura porto franco, non si pagano manco le tasse. La Basilicata si affaccia su due mari, lo Ionio e il Tirreno, non ha manco un molo per i pescatori. Quindi cos'è una colonia? È un territorio ricco di risorse la cui popolazione viene impoverita perché quelle risorse arricchiscono altri. Sapete dove risulta estratto il petrolio della Basilicata? Fiscalmente? A Milano e a Roma. Quindi quando questi cialtroni, che tali sono, dicono il nostro residuo fiscale, buono, residuo fiscale con le risorse del sud, cominciamo a calcolare quanto di quella fiscalità non dovrebbe stare a Milano o in Lombardia o in Veneto. Sapete i biglietti che si staccano per vedere Pompei o la Reggia di Caserta o i bronzi di Riace, sapete fiscalmente quei soldi dove vanno? A Mestre, Venezia. Quindi fiscalmente quella roba è ricchezza del Veneto. Per cui quando dicono autonomia differenziata, vogliamo risorse statali proporzionate al gettito fiscale, quel gettito fiscale è viziato pure delle tasse di risorse di ricchezza maturata al sud, quindi ci fottono due volte. Cos'è l'autonomia differenziata? È
l'azione disperata di una società che sta precipitando. Il Nord, noi siamo la locomotiva d'Italia, veramente, e fammi vedere, cioè in 20 anni i paesi europei non euro sono cresciuti del 38%, i paesi europei zona euro sono cresciuti del 18%, l'Europa è cresciuta in media del 23% e l'Italia 0,1%. Quindi la locomotiva che cosa sta facendo? Consuma, ferma in stazione il carburante fornito dal resto d'Italia. L'Expo è costata al resto d'Italia 18 miliardi mandati a Milano, è una finanziaria 18 miliardi, ha reso 400 milioni, di cui 200 di deficit ripianati da enti pubblici. Cosa vogliono fare con l'autonomia differenziata? Semplicemente trattenere le tasse statali, perché non ce la fanno più a reggere quel livello di vita. E allora, siccome la cosa deve venire a venire a invarianza di bilancio, cioè l'Italia, quelli sono i soldi che tiene, se loro arrivano prima con l'autonomia differenziata e svuotano la cassa, per gli altri non rimane più niente. Questo è quello che stanno facendo. È la più grande rapina nella storia dell'esistenza dell'Italia. Quindi bisogna firmare contro l'autonomia, attenti, per l'abolizione della legge tutta, cioè è la proposta dei sindacati. L'autonomia differenziata è l'ultimo attacco delle regioni rapinatrici a quello che resta dell'economia italiana. Abbiamo sempre avuto una visione delle donne meridionali molto chiusa e sottomessa, soprattutto in merito a quanto accade dopo l'Unità d'Italia. Ci vuole parlare del potere delle donne prima del 1860-1861 e quello che accade dopo invece? Il brigantaggio segna un discrimine nella storia del Sud, ma soprattutto per le donne del Sud. Perché? Perché le donne erano un oggetto sessuale, cioè non sceglievano i mariti. Ma guardate, ancora quando ero giovane ragazzo, io vedevo gli adulti della mia famiglia che combinavano i matrimoni. Pensate allora, con l'invasione il Sud combatte per resistere all'occupazione e combattono anche le donne che restano oggetti sessuali. Ma quando si combatte, vengono viste non come donne, ma come combattenti. Per cui che succedeva? La vita media di un brigante era 2 anni, cioè tutto veniva accelerato e vissuto con violenza. Ci sono storie incredibili. Io le racconto nella Brigante Bambina, tutte le storie che racconta la Brigante Bambina sono vere. Di romanzato c'è le figure dei protagonisti e i dialoghi che ovviamente non furono registrati all'epoca. Pensate, c'era una coppia di ragazzi, fin da bambini questi erano stati, come dire, fidanzatini per giocare, poi crescendo fidanzati veramente. Poi lui parte, va a fare il soldato con il Borbone, ma avviene l'invasione, per cui poi lui si dà
alla macchia si fa brigante. E loro restano fidanzati. Come avviene che si riuniscono? La mamma della ragazza porta la figlia dal fidanzato nei boschi, ma che il fidanzato a quel punto però era un capo brigante e gliela vende e lui la stupra. Si amavano, ma quello era il modo, e lei poi rimane con lui, sono una coppia. Un'altra molto bella questa era, di, se non sbaglio, il Cervinara in Irpinia. Un brigante sottrae a un contadino, ruba il cavallo. Il cavallo era l'azienda allora, era come il trattore adesso, in una, per cui questo dice, fa sapere al capo brigatario, dammi il cavallo, che tu mi rovini così, che c'entro io, eccetera. Alla fine quelli, vabbè, vieni a ripire a suo cavallo, ma vieni con tua figlia. Una volta lì nel bosco, questo dice, ok, riprenditi il cavallo, ma prima tua figlia viene con me. E il padre fa, figlia mia, no, se gli diciamo no, questo magari ammazza a te, a me, e si tiene il cavallo. Fai un sacrificio e se ne vanno con il cavallo. Ma la figlia è tornata a casa, dice, oh, alla fine per mio padre valgo meno di un cavallo. Mentre per quello lì, per avermi una volta, il cavallo l'ha lasciato, esce di casa e diventa la donna dello suo stupratore. Quindi restavano oggetti sessuali, ma erano combattenti. E se da combattenti, nelle bande brigantesche, nella guerriglia, non è come nell'esercito, che tu hai un sergente cretino, ma il sergente devi obbedire. E se ammazzano il capitano, un altro diventa capitano e la struttura rimane quella. No, nella guerriglia comanda il più bravo. Per cui spesso le formazioni guerrigliere, le bande brigantesche, si sciolgono perché viene ucciso il capo. Il capo viene riconosciuto il migliore, il più bravo fa il capo, viene eletto capo. E se era una donna a combattere meglio degli altri, il capo diventava la donna. Cioè, come vedete che salto di evoluzione ha fatto la donna. Persa la guerra di resistenza, cioè tu quando vieni aggredito, invaso, attaccato, tu hai due scelte. Una, reagisci e se no scappi. Noi prima abbiamo reagito, abbiamo perso e poi siamo fuggiti, l'emigrazione. Ma l'emigrazione cosa ha fatto? Ha portato via i maschi. A casa sono rimaste le donne. In Calabria le famiglie erano a dominanza femminile, la nonna, la nonna e la bambina, e le bambine, cioè tutte femme. E quelle che erano sempre state in casa, zitta tu, e magari il ceffone, che sta zitta, ma ci penso, all'improvviso sono dovuti improvvisare manager. Perché? Perché arrivavano soldi mai visti dall'America, dalle Coree, e loro dovevano decidere cosa farne. Compriamo il divieto, investiamo nella casa, la masseria, cioè dovevano. Ed è stato un altro momento di evoluzione, di crescita delle donne del sud, perché la necessità che induce alla crescita. La stessa evoluzione, come si dice, l'evoluzione procede per catastrofi. Ecco, fra quelle catastrofi è venuto fuori anche una crescita del ruolo femminile al sud. Concludiamo, però io posso permettermi,
la signora Nessuno di consigliare un libro a tutti voi e specialmente al giornalista Cazzullo. Me la date questa? Io vi consiglio di leggere un libro che è di un famosissimo premio Strega per il 1990, che è Sebastiano Vassalli, che io ho conosciuto grazie a un grandissimo professore che ho all'università. Si chiama Un infinito numero. Prima di leggere Terroni, leggete Un infinito numero, per favore, perché vi aprirà gli occhi su moltissime cose, soprattutto perché nella parte finale di questo libro, che si parla di un futuro che purtroppo è incerto, è visto male perché diciamo che non c'è speranza. Oggi invece noi questo futuro lo possiamo cambiare. Lo possiamo cambiare scrivendo una firma su un foglio. Quindi io vi prego di farlo, per favore. Questo ci tenevo a dirlo.